linee, in percentuale il traffico veicolare è considerato circa un 50% delle emissioni, il riscaldamento è considerato circa un 30% e un 20% deriva da altre fonti che possono essere industriali o altro. Il traffico veicolare è quello che incide di più nella quantità di emissioni che sono presenti. Questo è il motivo per il quale tutte le iniziative che vengono prese sono legate a limitare la quantità di veicoli che circolano in una determinata area. L'Ecopass è stata un'ottima iniziativa, è stata la prima iniziativa che ha preso il Comune di Milano nel prendere in considerazione seriamente il problema del traffico. Perché ha funzionato poco? Ha funzionato poco perché è stato molto poco rispettato. Ci sono state molte deroghe a quelle che dovevano essere inizialmente le modalità di attuazione del decreto e quindi ha avuto un valore che si è spento nel tempo. Area C, un'ottima iniziativa anche questa, ovviamente. Uno deve tenere presente che l'area C copia un attimo quello che si fa nelle altre capitali europee, che si fa a Londra, si fa a Parigi e quindi è una congestion charge, quindi vuol dire che è un'iniziativa che è messa in atto per diminuire il traffico, okay? Quindi per fluidificare la circolazione, diminuire il traffico non vuol dire abbattere l'inquinamento. L'area C oltretutto si realizza su una superficie molto piccola. Quindi è abbastanza scontato che i risultati di contenimento delle emissioni sarebbero stati modesti. L'attuazione di queste politiche è estremamente educativo perché le persone imparano in modo più o meno, accettano, quindi in un modo più o meno positivo, il fatto che si può anche vivere senza automobile, si può andare in centro senza automobile. Quindi è un'imposizione che in qualche modo nel tempo cambierà quelle che sono le normali abitudini delle persone. Quindi questo è sicuramente positivo. Che cosa c'è però ancora che deve essere fatto e perché l'area C non basta? Dal Piemonte al Veneto c'è un trasporto merci che occupa il 95%, che è per il 95% su gomma. Quindi bisogna fare in modo che sistemi veicolari siano modificati. Modificati come? Ampliando la possibilità dei servizi pubblici, poi aumentare le possibilità di fare scelte diverse. Il car sharing dovrebbe essere un obbligo per tutte le aziende che hanno dei dipendenti, quali possono condividere il modo di raggiungere il posto.